Buongiorno a tutti, sono Vivian Laura, insegnante di yoga della Federazione Italiana e titolare del centro yoga Evoluzione Yoga a Cossato. Da qualche anno collaboro con Infondedotempia e anche in questa iniziativa sono contenta di essere presente. Allora, con questo video vi presenterò una versione facilitata del saluto al sole, Surya Namaskar. Si tratta di una sequenza di asana dinamica. Quindi non ci si soffermerà staticamente su ogni posizione, ma si lascerà fluire il corpo da una posizione all'altra. Ovviamente verremo anche diciamo, accompagnate dal ritmo del nostro respiro, quindi quando apriremo il corpo sarà necessario inspirare, quando lo chiuderemo sarà necessario espirare. Ad ogni modo, all'inizio possiamo lasciare che il respiro si adatti spontaneamente. E dopodiché a diciamo, portare consapevolezza sulle diverse fasi respiratorie. E gli obiettivi del saluto al sole sono quelli di scaldare il corpo e quindi bruciare i grassi in eccesso, mantenerlo elastico e flessibile, soprattutto la colonna e le articolazioni. Perché? Perché un corpo flessibile, ecco che è il primo passo per coltivare una mente flessibile. E una mente flessibile è utilissima in situazioni imprevedibili e di diciamo e di intensa difficoltà. Un altro obiettivo del saluto al sole è quello di purificare il corpo attraverso una compressione, un rilasciamento dei nostri organi, ecco che questi vengono anche purificati, quindi detossinati. E alla fine della pratica si percepisce anche una purificazione mentale, i nostri pensieri si sono dissipati, la nostra mente torna lucida e libera. Allora direi di metterci all'opera e ci portiamo in piedi alla base del nostro tappetino. Unendo le mani al centro del petto, il mento sarà parallelo al suolo e mi connetto al mio respiro, che sento fluire alle narici. All'inspiro mi sollevo verso l'alto, mi porto un pochino sulla punta dei piedi senza sollevare troppo i talloni, mi allungo bene. E poi all'espiro fletto il ginocchio sinistro, il ginocchio destro e mi porto nella posizione dell'inchino. Apro le braccia a T e inspirando ruoto a sinistra. Espiro, torno al centro, inspiro, ruoto a destra. Espiro e torno al centro. Distendo le braccia in avanti, palmi guardano terra, intreccio i pollici. All'inspiro sollevo le braccia e sollevo un pochino il mento, apro il torace, offro il cuore al cielo. Espiro e ritorno, appoggio le mani a terra, vado nella posizione del gatto. All'inspiro il gatto fa la sella, all'espiro il gatto fa la gobba. E poi ritorno nel gatto neutro. Mi porto nella posizione della foglia piegata, rilasso l'area cervicale e ascolto il respiro nell'addome. Poi ritorno nella posizione del gatto e porto il piede sinistro in mezzo alle mani. Sollevo il busto, ritrovo la posizione dell'inchino, apro le braccia a T. Inspiro e ruoto a destra. Espiro, torno al centro. Inspiro, ruoto a sinistra. Espiro, ruoto al centro. Porto le braccia in avanti, intreccio i pollici, all'inspiro apro, sollevo le braccia. E all'espiro ritorno. Porto le mani sul ginocchio sinistro e con un passo unisco i piedi. Adesso riparto eseguendo sull'altro lato, quindi inspiro, mi allungo bene verso l'alto, espiro, rilascio e quindi ginocchio destro a terra, inchino. Braccia aperte a T, inspirando ruoto a destra, espiro, torno al centro, inspiro, ruoto a sinistra, espiro e torno al centro. Braccia in avanti, intreccio i pollici, inspiro, apro. Espiro, mani a terra e vado nel gatto.
All'inspiro il gatto fa la sella, all'espiro il gatto fa la gobba. E ritrovo la posizione neutra per poi scendere nella foglia piegata. Quindi ritorno il gatto e porto il piede destro in mezzo alle mani. Sollevo il busto, ritrovo la posizione dell'inchino, apro le braccia a T e all'inspiro ruoto a sinistra. Espiro, torno al centro, inspiro, ruoto a destra. Espiro, torno al centro, braccia distese in avanti, pollici intrecciati, sollevo e apro, inspirando. Espiro, ritorno, mani sul ginocchio destro, con un passo unisco i piedi. Le mani unite al centro del petto e il nostro saluto al sole è terminato. La pratica ripetuta di questa sequenza ci aiuta ad ottenere gli obiettivi che vi ho elencato prima. Possiamo ripeterlo n volte e sentiremo gli effetti. Ogni volta che il ciclo termina, possiamo fermarci ad ascoltare gli effetti e i benefici. Vi auguro una buona pratica e vi saluto tutti caramente. A presto!